L'emergenza creata dal Covid ha messo in ginocchio tutti i settori. Numerosi negozi su tutto il territorio regionale che entro la fine dell'anno chiuderanno definitivamente, portandosi dietro migliaia di licenziamenti. Gli inquilini nelle locazioni commerciali sono danneggiati dalle restrizioni, poiché non possono fruire dei locali affittati, ma devono comunque provvedere al pagamento del canone. I locatori devono pagare le imposte anche nel caso di morosità dell'inquilino e non possono ottenere l'esecuzione dello sfratto. Ricordiamo che il milleproroghe conferma infatti il blocco dell'esecuzione degli sfratti per morosità fino al 30 giugno 2021. Per questo motivo i sindacati del settore di CGIL, CISL e UIL chiedono interventi governativi strutturali in favore del diritto alla casa e alla locazione. Il blocco era in scadenza al 31 dicembre e è stato prorogato fino a tutto giugno. Il problema non è la proroga degli sfratti. Il problema vero, anche se pone come dire, un'emergenza in risalto e quindi era pure necessario, ma noi riteniamo che bisogna andare oltre. Bisogna affrontare il problema del rapporto inquilini-proprietari in una maniera più strutturata, in una maniera che dia la possibilità agli inquilini di poter usufruire di canoni agevolati e i proprietari avere qualche riconoscimento fiscale che vada nella riconsiderazione del loro bene. Questo pone anche il ruolo della regione e dei comuni, ma soprattutto della regione. La regione Abruzzo ha ricevuto lo scorso anno, il 2020, in piena pandemia, 5 milioni di euro che non è riuscita a distribuire ai comuni. Questo è il dato allarmante ed erano risorse, 5 milioni di euro, destinate alle famiglie sottoposte a sfratto per morosità incolpevole, ma soprattutto alle famiglie che non ce la fanno, no, a mantenere livelli i canoni e quindi con i loro livelli economici non riescono a pagare l'affitto.